Buonasera a tutti, possiamo aprire questa sessione di consiglio. Passo la parola al segretario per l'appello. Argese, Carozzo, Cava, Lochi, Margheriti, Giuseppe, Masilla, Polito, Roma, Saracino, Sorio, Valente e Volpe. Presente. Allora, 12. 12 presenti, nessuno assenti, la seduta è valida. Ci mettiamo in piedi per l'inno, grazie. Siamo alla lettura dell'ordine del giorno. Punto 1, approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale del 31 novembre 2017 e del 9 gennaio 2018. Al punto 2 è stato inserito, su richiesta del Consiglio Polito, l'interrogazione, quindi c'è stato un ordine aggiuntivo. Punto 3, IUC conferma aliquote TASI anno 2018. Punto 4, IUC conferma aliquote IMU per l'anno 2018. Punto 5, addizionale IRPEF, conferma aliquote per l'anno 2018. Punto 6, piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti ai fini della tassa sui rifiuti TARI, anno 2018. Punto 7, DUP 2018-2020. Punto 8, regolamento delle gestioni e assegnazioni in aree in zona PEP. Allora, passiamo quindi al punto 1, l'approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale del 30-11-2017 e del 9-1-2018. Ci sono interventi sui verbali? No, questi li votiamo singolarmente tutti insieme. Allora, passiamo a votazione, ognuno per la propria presenza. Chi è a favore? Ognuno per la propria presenza, sì. Punto 2, interrogazioni. Aveva chiesto il consigliere Polito sulla questione ICI, se non erro. Prego, consigliere. L'interrogazione verte sulla richiesta di, dalla lettura, dalla visione di alcune notifiche che sono relative alle notifiche ICI relativamente all'anno 2012. Perché è noto che ci sono delle che vengono addebitate ancora ai contribuenti le sanzioni e gli interessi. Da quel che mi risulta, ma poi mi riservo di continuare, di dare ulteriori delucidazioni quando il sindaco oppure l'assessore al ramo darà le sue giustificazioni di questa reiterata introduzione messa delle sanzioni e degli interessi su quelle notifiche. Grazie, consigliere Polito. Risponde il sindaco, prego. Io ho appena ricevuto quando il presidente mi ha chiamato per comunicarmi dell'interrogazione, ho chiamato il consigliere Polito per dire che noi avevamo già predisposto una delibera di giunta per
eventualmente esonerare per l'anno 2012 le sanzioni, quindi gli interessi e le sanzioni per quelli che effettivamente non avevano mai ricevuto comunicazione negli anni precedenti. Siccome la notifica di accertamento e comunicazione per l'avvenuto cambio, forse bisogna abbassare un po' questo che è troppo alto, l'avvenuto cambio di destinazione urbanistica dei lotti, per quelli che non hanno ricevuto nel 2010, nel 2011 alcuna notifica, quindi nel 2012 non erano consapevoli del, prendiamo per buono che non erano consapevoli del fatto che il suo terreno aveva cambiato destinazione urbanistica, vengono abbattuti gli interessi e le sanzioni. Per quelli che precede, sì, pure gli interessi, giusto segretario, pure gli interessi, tutto, così prevede la legge. Se il contribuente non era stato messo a conoscenza, però se Giuseppe Margheriti nel 2011 o nel 2010 o meglio nel 2016 ha avuto un accertamento riferito al 2010, nel 2017 ha avuto un accertamento riferito al 2011, quindi era a conoscenza che il proprio lotto aveva già un'altra destinazione urbanistica, nel 2012 ne è già a conoscenza, quindi avrebbe fatto bene a voler sistemare la propria situazione tributaria. Questo sicuramente è un discorso che ci permette di fare, di venire incontro a quelle esigenze, ma sicuramente oltre questo, credo, almeno a livello giuridico, poi il segretario sarà più preciso, non è possibile fare altro, anche perché la Corte dei Conti e le norme parlano chiaro, credo, giusto segretario? Sì, se vuol puntualizzare la situazione giuridica, segretario, non lo so, perché c'erano comunque quei casi pure quando uno ha pagato e si rivedeva. Sì, sì. Quando uno ha pagato e comunque regolarmente, la differenza che vale anche come mora, la differenza in più. Chi ne ha regolarmente pagato nel 2012 e 2013 e poi ha avuto la prima notifica, che a questo punto diamo la valenza di notifica, di conoscimento del fatto, nel 2015 o nel 2016 abbiamo mandato le prime. Chi ha pagato regolarmente in questi anni, 2012, 2013, 2014, 2012, 2013? Come aree agricole, e poi comunque era cambiata. Quel surplus come viene conteggiato? Con la mora, con gli interessi, viene sanzionato o meno? Forse era questo quello che volevamo anche sapere, no? Oltre alle altre cose. Allora, diciamo che la questione. Allora, la difficoltà di interpretare determinati istituti tributari sta nel fatto che alcuni di questi istituti sono nati non specificatamente per l'ICI o per l'IMU. Scusa segretario, dimmi. Se devi stare, stai, se no ci vuole, per favore. Con i consiglieri non ci puoi fare, o stai come si sta, altrimenti vai fuori. Allora, io leggo la disposizione dello statuto del contribuente, l'articolo, dove sta? L'articolo 10, allora, l'articolo 10, comma 2, sì, che ho qui riportato in sintesi della legge 212 del 2000, che poi richiamata dalla circolare del MEF proprio sull'IMU, quindi nel 2012, nel 2012 non è più ICI e IMU, va bene? In quell'occasione il MEF ha fatto una circolare completa, tra cui c'è il punto 4 relativo alle aree fabbricabili, e proprio in merito a questo richiama la norma dell'articolo 31,20 della legge 289 del 2002, dove
dice: i comuni, quando attribuiscono a un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee, non dice come, con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente. Per cui, andando avanti, dice: quando questo non è stato fatto, il Ministero ritiene applicabile appunto l'articolo 10,2 della legge 212 del 2000, il cosiddetto statuto del contribuente, il quale, a tutela dell'affidamento della buona fede del contribuente, prevede che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, quindi né l'uno né l'altro, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni, e questa sarebbe, diciamo, un'omissione, o ad errori dell'amministrazione stessa. È chiaro che questa disposizione è generica, si applica in tutte le ipotesi. L'IMU non è che si paga una volta nella vita e poi finisce, no, come la dichiarazione di successione, si paga ogni anno. Questo che cosa vuol dire? Che io non posso, a mio modo di vedere, poi posso pure sbagliare, però mi sono confrontato anche con tributaristi che mi hanno confermato questa posizione e che poi viene confermata anche da un'altra disposizione in materia di ravvedimento operoso. Il fatto che l'imposta sia periodica, cioè annuale, non permette all'ente di togliere interessi e sanzioni in caso di mancata comunicazione di area fabbricabile tutti gli anni in cui viene l'accertamento. Una volta te lo posso fare, allora ti posso togliere interessi e cose in occasione del primo accertamento, perché quello poi diventa comunicazione di avvenuto di trasformazione edificatoria dell'area. Che cosa comporta? Comporta che l'ente, il contribuente, comunque venuto a conoscenza della natura edificatoria dell'area, avrebbe dovuto mettersi in regola mediante il ravvedimento operoso. Ravvedimento operoso, altra legge, la legge, vediamo un po', del... Scusate, ma qua con tutte queste leggi c'è da perdersi. Il ravvedimento operoso che permette, vabbè, mo al di là, l'ho citato di sicuro, ma vabbè, comunque ha il riferimento, può essere della legge, ce l'ho, ma non me lo trovo adesso, vabbè. Sostanzialmente permette al contribuente che si è accorto di aver pagato poco o di non aver pagato o via dicendo il ravvedimento, cioè paga in ritardo rispetto all'imposta dovuta. Chiaramente, attenzione, non è che con il ravvedimento operoso uno paga solo l'imposta dovuta, paga gli interessi legali e le sanzioni, che sono commisurate, variano. Io ho qui la tabella del Ministero, dell'Agenzia delle Entrate, che vanno a un ottavo del minimo, a un nono del minimo, a un settimo, a seconda del periodo intercorrente fra la data in cui avrebbe dovuto pagare e la data in cui opera il versamento integrativo. Ora, è chiaro che questo è stato oltremodo specificato sempre dall'Agenzia delle Entrate, che in materia di ravvedimento operoso, che è una norma, ripeto, adesso non me la sto trovando, ma eccolo qua, sì. No, il ravvedimento operoso, ma te lo dico subito, ecco, è il decreto legislativo 158 del 2015. Sì, riferito all'IMU, alla TASI e alla TARI. Allora,
In materia di ravvedimento operoso, che ripeto è anche un altro istituto che riguarda tutti i tributi, anche le entrate dello Stato, non è una norma specifica, è stato chiarito dal Ministero che in materia di ICI, TASI e TARI, IMU, TASI e TARI, possa essere utilizzato dal contribuente solo entro il primo anno. Allora, perché questo? Rispetto alla data di scadenza del pagamento, perché questi tributi, l'IMU soprattutto, ha una dichiarazione per legge che è il mese di giugno. Il mese di giugno scade il termine per la dichiarazione dell'IMU, che il contribuente che l'ha già fatta e non vi sono più variazioni non è più tenuto a farlo, però a monte una dichiarazione IMU è stata fatta, però se cambia la proprietà, il nuovo proprietario deve fare la dichiarazione e questo va fatto entro il mese di giugno. Questo comporta che se c'è un errore il ravvedimento permette l'integrazione del pagamento esclusivamente entro il primo anno, vale a dire nel giugno dell'anno successivo. Qualche comune arrotonda fa entro il 31 dicembre in base ai regolamenti comunali, però non oltre questo termine. Mentre per lo Stato, per le entrate dello Stato, il ravvedimento operoso addirittura può andare fino a 5 anni. Ma perché? Perché lì parla di dichiarazione sempre e alcuni adempimenti fiscali nei confronti dello Stato si spingono fino a un termine di 5 anni. Detto questo, al di là quindi della precisazione, io cerco di fare un po' una sintesi sulla base di quello che mi è stato detto. Un attimo, faccio solo una sintesi, per cui l'eliminazione delle sanzioni degli interessi, siccome adesso sono arrivati gli accertamenti del 2012, possono valere esclusivamente nei confronti di quei contribuenti che per la prima volta hanno ricevuto, oltre a non aver avuto, questo lo sappiamo che perché non è stato fatto a nessuno la comunicazione di trasformazione urbanistica dell'area, hanno ricevuto per la prima volta un accertamento e vengono tolte le sanzioni. Per tutti gli altri invece che già l'hanno ricevuta negli anni precedenti, allora al di là del fatto se il ravvedimento operoso possa essere stato fatto, e ripeto il ravvedimento si opera sempre con sanzione e interesse, rimane sempre l'istituto dell'accertamento con adesione. L'accertamento con adesione, tenendo presente che stiamo parlando probabilmente di contribuenti che hanno già comunque fatto un versamento o a titolo di valore venale, in assenza però di un valore determinato dal comune, o comunque hanno fatto un versamento, diciamo, come suolo agricolo, l'accertamento del 2012 non può, come sanzione, non può che essere il 30% dell'imposta dovuta, della maggiore imposta dovuta, atteso che comunque un versamento è stato fatto. È ovvio che se non c'è alcun versamento la sanzione è del 100%, ma se un versamento è stato fatto per quell'area la sanzione già è stata calcolata nella misura del 30%. Se poi a questa sanzione, a questo accertamento, si aggiunge l'adesione del contribuente, quella sanzione del 30%, quella sanzione viene abbattuta ad un terzo. Quindi, questo con l'accertamento con adesione. E questo già è un istituto che è ormai consolidato in materia di ICI, per cui, facendo un confronto tra il ravvedimento operoso e l'accertamento con adesione, adesso bisognerebbe fare un calcolo matematico per vedere se conviene più l'accertamento con adesione, cioè ricevere l'accertamento e poi definirlo con l'ufficio di comune accordo, oppure pagare con il ravvedimento operoso. Io questo calcolo non l'ho fatto, però io ritengo che al di fuori di queste ipotesi non si possa andare, insomma. Va bene, grazie segretario. Quindi, se ho ben compreso, la soluzione è che chi non ha avuto ancora nessuna notifica negli anni scorsi, allora è possibile togliere sanzioni e interessi. Chi invece ha avuto la prima volta, sì. Perché proprio perché l'IMU, ripeto, è
un'imposta periodica e quindi non puoi dire beh, vale per tutto no, gli anni successivi, può valere per la prima. Quindi come se non sapesse del cambio di destinazione diciamo del proprio terreno e quindi gli viene notificata per la prima volta e gli vengono tolte le sanzioni e interessi. Diversamente chi ha avuto già la notifica negli anni scorsi, quindi questa è la seconda o la terza volta, viene ricompreso nel novero delle normali ritardi di pagamenti che può essere un latario o altro e quindi non possono essere, si può intervenire in questo. Del ravvedimento operoso può beneficiare dell'accertamento con adesione. Comunque già in questo credo ci sia un po' una forzatura perché comunque quando è stato approvato il PUG la legge dice che bisogna darne pubblicità o comunque conoscenza ai destinatari e se i destinatari sono indefiniti o sono numerosi vale la notifica per pubblici proclami, giusto? Se non ricordo male, quindi già allora si doveva sapere. Si sta rientrando come se non si conoscesse e quindi questa prima volta viene data per notifica. Quindi secondo lei soluzioni diverse dal recuperare questi anni tramite l'avvervenimento di operose o non ce ne sono? Altre soluzioni non se ne possono trovare? Pensare di fare un ravvedimento operoso sull'anno 2012 non è possibile, ma perché l'ha detto l'agenzia? Cioè, nemmeno io ci credevo, poi l'ho verificato effettivamente. Va bene, ok, non grazie. È stato esteso praticamente il ravvedimento, non è stato previsto per l'IMU il ravvedimento operoso lungo, quello fino a 5 anni. Purtroppo poi voglio dire, questo perché... Chiaramente c'è un ragionamento a base di questa esclusione. Sicuramente il motivo è che l'IMU è un'imposta periodica. Grazie. Prego, consigliere Polito. Non credo che il segretario fosse presente già nel 2016, vero? Lei era presente nel 2016? No. Allora, consentitemi di fare un piccolo excursus dal 2016, precisamente da quando sono arrivate le notifiche relativamente all'ICI del 2010. Già in quella circostanza, precisamente nel Consiglio Comunale del 2 febbraio 2016, si è discusso sulla problematica e si sono chiamate in causa varie normative e varie sentenze di Cassazione. Una di queste, ma poi le riprendiamo dopo, ribadiva che non si poteva fare riferimento, cioè si faceva riferimento in maniera molto semplice al valore venale del suolo, del terreno edificabile meglio. E si faceva variare, non in quanto valore venale, cioè il valore venale non inteso come valore economico astratto, ma legato ad alcuni parametri che dovevano essere valutati di anno in anno, cioè per il periodo in cui si pagava l'ICI o IMU. Quali sono questi elementi? Sappiamo benissimo che qui in Erchie c'è il PUG, ma non ci sono i piani attuativi, per cui non sappiamo ancora quale in tutto o in parte un terreno sia edificabile oppure meno, perché in quella parte, in quella superficie del terreno edificabile possono essere comprese strade, verde pubblico, possono essere comprese qualsiasi altra condizione che chiaramente riduce il valore della edificabilità, o meglio in termini tecnici il valore della capacità contributiva del terreno edificabile. Detto questo già nel febbraio del 2016, ci si riprometteva in quella circostanza di fare delle commissioni, di vederci e di dare una sospensiva sino al 30 aprile del 2016, se ricordo bene, in attesa che si chiarissero le procedure da adottare riguardo a questa problematica. Non si è saputo più nulla. Questo relativamente al 2016. Veniamo al 2017.
ne abbiamo parlato, si è ripresentato nel 2000. Intanto qualche commercialista ha chiesto e probabilmente ha inviato anche all'amministrazione qualche richiesta di chiarimenti, perché chiaramente sono i commercialisti quelli che sono a diretto contatto con i cittadini. A fronte ad alcuna, anzi a nessuna disponibilità a interloquire o cercare di capire la materia, e di fronte all'inerzia, permettetemi, o all'apatia dell'amministrazione riguardo a questo argomento, qualcuno ha proceduto a fare un ricorso alla Commissione Tributaria. Non si sa il motivo, ma in relazione a queste richieste al ricorso alla Commissione Tributaria, il Comune di Erchi non si è presentato. Non ci riguarda. Fatto sta che in buona parte, anzi in tutti quei ricorsi, la Commissione Tributaria ha dato ragione al contribuente. Io non ho la statistica, però ha dato ragione. Questo nel 2017. Nel 2017 però c'è stata l'iniziativa, lo dico per chi non ha seguito l'iter, c'è stata l'iniziativa da parte del responsabile di allora dell'ufficio ragioneria, della responsabile, di avere un parere pro veritate da parte dell'avvocato Durante. Sbaglio? Con l'avvocato Durante si è fatto una delibera di giunta in cui si incaricava l'avvocato Durante, si è fatto l'impegno di spesa per circa 4.000 euro. Al di là di quello che si sia dato, però l'impegno di spesa è stato fatto. Prima o poi arriverà il conto spesa. Vorrei leggere la relazione, almeno nei punti salienti, la relazione che ha fatto, a cui poi è stata recepita dalla Giunta, che ha fatto una delibera di Giunta. Allora, delibera di giunta del 27 gennaio 2017, avvisi di accertamento del 2017, sospensione in autotutela. È la delibera di giunta che dice, i componenti della giunta che lo dicono. Assente solo io Giuseppe. Allora, richiamata la delibera di giunta comunale con cui eccetera eccetera, con la quale l'organo esecutivo individuava l'avvocato Giuseppe Durante del Foro di Bari quale professionista cui conferire incarico legale eccetera eccetera, considerato che la problematica è stata anche affrontata in sede di commissione bilancio svoltasi il 17 gennaio 2017, allargata a tutti i consiglieri, visto che l'avvocato Durante ha fatto pervenire proprio parere pro veritate nel quale suggerisce che la Giunta adotti un atto di annullamento in autotutela degli accertamenti già inviati, sospendendone l'esecutività, con ciò quindi facendo salva la sospensione del termine per proporre il ricorso da parte del contribuente. Ritenuto pertanto sussistente una incongruenza riferita al valore venale in comune commercio, così come è previsto dall'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 504 del 92 e successive modifiche, recepito anche negli atti di accertamento ICI notificati al contribuente, eccetera, eccetera, la delibera di giunta delibera. E la cosa più importante, di prendere atto del parere pro veritate formulato dall'avvocato Durante, allegato alla presente, di sospendere l'esecutività degli avvisi di accertamento ICI aree fabbricabili per l'anno di imposta 2011, di demandare agli uffici tecnici comunali gli incombenti necessari affinché si proceda ad una rivalutazione tecnica finalizzata a determinare, con riferimento all'anno di imposta interessato, l'effettivo valore di congruità attribuibile alle aree fabbricabili accertate. Di dare atto che ad avvenuta rideterminazione del valore attribuibile alle aree fabbricabili si procederà alla modifica degli avvisi di accertamento oggetto della presente sospensione. Domanda. A questa relazione dell'avvocato Durante è stato dato seguito? Sì? Fatta la delibera. Quale delibera? Siamo passati da 38 euro a 26 euro nel ricalcolo dei prezzi dei lotti.
Infatti furono bloccati gli accertamenti dall'ufficio tributo e furono... Ma è stato comunicato ai contribuenti? Sì, perché... A tutti? Credo di sì. Sono stati quelli che hanno fatto l'accertamento volontario. Quelli che si sono presentati volontariamente. Però, dottor, ma se non posso, a tutti. Se posso un attimo, giusto per chiarire una situazione. Una cosa è la congruità del prezzo, una cosa è la conoscenza del lotto. Allora, nel 2010 noi approviamo un piano regolatore. Passa da area agricola ad area edificabile. Sì. Posso capire che nel 2010 Giuseppe Margheriti non ne sapesse niente e ha pagato l'IMU per zona agricola. Nel 2011 però, una volta che già gli è arrivata la notifica dell'accertamento, ha capito che non è più agricolo ed edificabile, così nel 2012, così nel 2013, cioè ognuno è a conoscenza che è cambiato il tipo di destinazione urbanistica del proprio lotto, che da agricola passa a edificabile. Sul valore 2010 e 2011, noi parlavamo del valore, perché era stato dato un valore, così come da perizia, di 38 euro all'inizio, poi nel 2013 e 2014 era passato a 18 euro, e infatti su quello c'era la contestazione. Facendo poi la media dei rogiti effettuati, ne è uscita una valutazione da parte dell'ufficio per la zona TUC a 26 euro. E rimarco la stessa situazione, tutti i rogiti che sono stati visti, cioè non c'è nessuno che è andato a notaio a vendere per area agricola, tutti sapevano che ormai era area edificabile, perché credo che anche nel momento in cui è stato redatto il piano, al di là dei vincoli che ci sono, ognuno sapeva se il proprio lotto stava dentro o stava fuori. A tutti i consiglieri, a tutti gli assessori, al sindaco, tutta la popolazione, è stata fatta la prima adozione, poi sono state fatte le osservazioni, poi è stata fatta l'approvazione definitiva, quindi già quello di per sé vale come avviso al cambio di destinazione urbanistica del lotto. Sul valore da applicare è un altro discorso, e l'abbiamo visto nel 2011 andando a modificare le tariffe, quelle che erano per il 2010, 2011 e 2012 abbassate a 26 euro. Però già in quell'accertamento già l'utente era a conoscenza che non era più area agricola e che quindi le 20 euro che aveva pagato non potevano essere 20 euro. Magari non erano 100 perché abbiamo declassato, sono diventati 80, ma sicuramente non era agricola. Questo si sapeva. Cioè una volta che uno è a conoscenza ha il dovere, se non vuole aspettare l'accertamento, di andare a fare un ravvedimento operoso. In quel modo lui sana, abbattendo del 30% e abbattendo un terzo del 30%, giusto segretario? Più o meno il caso, con l'accertamento e l'adesione. Se uno ha aspettato però che gli arriva l'accertamento e l'accertamento sono previsti le sanzioni e gli interessi, si possono togliere un anno quando non ne ha conoscenza, ma una volta che sa che il suo lotto ormai non è più agricolo ma è edificabile, non è che ogni anno gli arriva l'accertamento con l'amore e gli interessi e dice ma io non ne sapevo niente. Perché l'accertamento di prima, ammesso che non ne sapesse niente, voglio prendere per buono, prendiamo tutti per buono, altrimenti avremmo il dovere di non abbattere niente, che uno non ne ha conoscenza, ma una volta che ha avuto la prima notifica che gli ha detto vedi che questo suolo a Giuseppe Margheriti da agricolo è diventato edificabile, già lo sa. Quindi lo stesso suolo edificabile resterà nel 2012, nel 2013, nel 2014, nel 2015. Quindi se uno si vuole mettere a posto può fare il rivedimento operoso e risana la situazione. Se uno non lo vuole fare sicuramente poi gli saranno applicati gli interessi e la mora. Ecco perché il discorso della delibera, che chi non ha ricevuto nel 2012 e questa è la prima notifica che ha, prendiamo per buono che non lo sapesse e vanno abbattuti gli interessi e la mora. Ma chi ha avuto già due altre segnalazioni negli anni precedenti lo sapeva che il suo suolo ha cambiato destinazione. Questo vale per quest'anno, per chi è stato già avvertito tra virgolette gli anni scorsi. Perfetto. E chi per la prima volta nel 2016 non è stato avvertito? Non rientra, paga soltanto la sorte capitale, cioè la differenza tra quello agricolo e quello edificabile. Ma questo su base volontaria, cioè io no, voglio su base volontaria. Gli accertamenti, io ti dico che io sono andato a controllare i rogiti, questi oggi, i rogiti che sono stati presi in considerazione per le vendite del 2011, per capire a questi che hanno venduto il suolo come edificabile,
gli è arrivato l'accertamento e quindi non hanno pagato, hanno pagato per agricolo, però possono andare a venderli per edificabili. Siccome ci sono centinaia di particelle, gli uffici stanno lavorando, però sfugge pure. Io dico, gli accertamenti per la riscossione servono a questi, a creare una banca dati di tutti gli utenti. Allora, ci sono delle particelle che sicuramente sono sfuggite, anche perché se ci sono oggi ancora situazioni del 2011 e 2010 che non hanno ricevuto, è perché l'ufficio qualche particella è sfuggita. Cioè, può succedere. Ci sono gli elenchi, oggi ti sei preso gli elenchi dei contribuenti, che dovrebbero essere quelli, però se guardi tra il 2011 e il 2012, sicuramente nel 2012 ne troverà qualcuno in più che magari è scappato, è sfuggito nel 2011. Cioè, voi assicurate che tutti quelli che hanno ricevuto la notifica nel 2016 relativamente alle notifiche ICI del 2010 hanno ricevuto un ulteriore, come dire, avvertimento, cioè notifica per dire, ed è stata riformulata? Sì, a mano a mano che sono venuti, ma da parte, da parte dell'amministrazione è partita una comunicazione accertamento, generale per tutti quelli? Accertamento è già un invito volontario. Quando sono venuti ad accertare è stato abbassato l'importo. Chi è venuto? Chi non è venuto? E chi non è venuto non voleva sanare. Non voleva sanare. Chi non è venuto, se io ti invito per l'accertamento, e l'accertamento vuol dire che tu vieni e sistemiamo per cercare di risolvere la situazione, e tu non ne hai voluto sapere niente, o non tieni niente da perdere, e allora dici, non me ne frego niente. Però l'invito del comune c'è stato, però è stata data pubblicità, credo che siano stati messi pure degli inviti, sia agli uffici, sia... Allora, i commercialisti lo sapevano tutti, perché erano loro a invitare la gente ad venire al comune per risolvere quella situazione. Credo che sia stato messo anche l'avviso sul portale del comune, quindi la comunicazione, ma ripeto, siccome avevano avuto la notifica di accertamento, era dovere di chi è accertato di andare in qualche modo a risolvere. Siccome non hanno pagato così come stava e chi ha pagato gli stiamo facendo i rimborsi, già domani credo che dovremmo rimborsare, perché ci sono quelli che con i vecchi 38 euro avevano pagato, a quelli gli tocca il rimborso, perché anziché di 38 dovevano pagare 26, a quelli il rimborso si sta facendo. Allora, gli accertamenti sono arrivati a quelli che non hanno pagato, quelli che hanno pagato 38 avranno il rimborso, quelli che non hanno pagato, che hanno voluto accertare, hanno accertato con le 26, quindi col prezzo ridotto, tutti gli altri non hanno voluto fare accertamento e si va avanti con la riscossione, vuol dire. Poi e quindi quando poi a seguito dell'incontro eccetera eccetera siamo arrivati a quella delibera determinata al 26 e 66, tutti quelli che non avevano ancora definito con l'ufficio chiaramente hanno beneficiato di un valore più basso e quindi è stato ricalcolato l'imposta, le sanzioni e gli interessi con, chiaramente a 26 e 66. Chi invece aveva pagato a 38, chiaramente voglio dire, no? Non si può fare una disparità di trattamento fra chi, il contribuente che per lo stesso anno ha pagato prima e ha un valore maggiore, e chi invece, diciamo, ha capito di dover aspettare e quindi ha pagato a un valore minore. Per cui è giusto che chi ha pagato a 38 venga ricalcolato, diciamo, tutto l'accertamento, e l'ufficio, sta questo nell'atto di indirizzo che farà la Giunta domani, opererà poi il rimborso. Quest'anno invece questo problema non si pone, perché la delibera, quella del febbraio scorso, la numero 18, valeva sia per l'anno 2011 che l'anno per 2012, per cui quest'anno gli accertamenti sono già partiti a 26 con il valore giusto, come il valore che era stato determinato dall'ufficio tecnico, a 26,66. Quindi il problema quest'anno non si pone, d'accordo? Rimane solamente l'aspetto che, e ci sono diversi casi, mi hanno detto, di contribuenti che hanno ricevuto per la prima volta l'accertamento. Allora, per quelli stiamo applicando lo statuto del contribuente che prevede questa cosa. Ma questo è possibile solo per il primo accertamento. Chi ne ha ricevuti già uno o due, lo stesso può succedere anche l'anno prossimo per l'IMU del 2013. Che riceva la prima volta l'accertamento, e allora verrà applicato, diciamo, lo stesso
lo stesso principio. Tra l'altro, sindaco, non so se, si riferiva a questo che ho io, di cui sono a conoscenza io, l'unico caso che... perché nella postalizzazione, quando è stata fatta, ci sono anche dei casi di quelli che tornano indietro per indirizzi sbagliati o perché si trovano in Germania o perché, cioè, diciamo che un 5, 6, 10% fisiologico delle notifiche fatte non arriva a destinazione per ovvi motivi. Quelli notifiche non hanno mai avuto, cioè se a me mi è tornato indietro ogni anno un accertamento non ha avuto proprio l'avviso, perché o perché si trovava all'estero e non è stato rintracciato o perché aveva una residenza da parte ma domiciliata da altro e non c'era nessuno per ritirare le raccomandate, cioè tutta la posta giacente alla fine, quella dopo un tot di giorni, non so quant'è, scade, quindi non lo può considerare come accertamento fatto. Rimane che devono pagare, ma l'accertamento non hanno ricevuto, quindi do per buono che non sono a conoscenza di questi passaggi che abbiamo passato in questi, abbiamo fatto in questi anni. Ecco perché dico, il 2012 chi l'ha ricevuta per la prima volta, e ce ne sono, è esonerato da quello. Tra l'altro, dicevo, non so se è lo stesso caso a cui faceva riferimento lei, ma ripeto, io so di un caso che sono state annullate anche non solo le sanzioni e gli interessi, ma è stato annullato anche proprio il valore, cioè l'imposta direttamente. Purtroppo non so ancora le motivazioni, ma c'è un caso, ricorso riferito al 2011, però in riferimento all'ICI del 2011. Su un valore, perché l'avviso di accertamento è uscì sul vecchio piano. C'erano delle incongruenze tra valore 38 e non si sapeva quale regolamento ICI fosse stato preso in considerazione, infatti. Quello del 2000 oppure allora, i valori che aveva attribuito oggi. La genesi di quell'atto è proprio quello, infatti l'annullamento è stato fatto, quindi le sanzioni e gli interessi sono state poi annullate in virtù del fatto che è venuto proprio meno l'essere dell'avviso d'accertamento, quindi non riconoscendo poi l'imposta vengono a cadere anche tutti gli altri presupposti. Il problema del 2011 era proprio, è nato tutto nel 2010, nel 2011, quando non l'avviso d'accertamento portava quel valore di 38,72, se non erro, insomma i centesimi non li ricordo, perché comunque non, nel vecchio regolamento IGI comunale non c'era l'esplicitazione delle diverse aree, quindi l'ufficio tributi all'epoca, insomma nel 2015, fece uscire questi avvisi di accertamento prendendo il primo valore utile che si rinveniva, insomma, dal quadro normativo. Man mano che ci siamo posto il problema, e questo problema ha richiesto, diciamo, quasi uno studio di 2 anni per riuscire ad arrivare, insomma, poi alla soluzione che abbattesse il valore venale e tutte le disquisizioni che ci siamo dette, adesso siamo arrivati a un livello in cui per l'anno scorso, quindi per l'imposta del 2011, chi ha pagato a 38,72 in maniera, insomma, adempiuto all'avviso d'accertamento senza alcuna riduzione, domani noi avevamo già prontato la delibera, avrà il rimborso per la parte di differenza dell'imposta stessa da 38 a 26. Per tutti gli altri abbiamo, alcuni hanno già adempiuto a pagare al 26, perché comunque poi la notizia era abbastanza conosciuta. Per gli altri, e sono una larga percentuale, mi ero affacciata con l'ufficio tributi, andrà avanti l'azione, perché gli avvisi di accertamento sono rimasti così sospesi, quindi andremo avanti per recuperare le somme, accettando però, non riaccertando, insomma, perché comunque il quinquennio è trascorso, ma chiedendo la pretesa tributaria per quei lotti per il prezzo che ha fatto, insomma, l'ufficio tecnico. Per il 2012 l'avviso di accertamento è uscito già con i crismi che ci siamo detti, quindi del 2017, quindi il valore è giusto. L'unico dettaglio in cui hanno fatto presente diversi professionisti che parlavano del difetto di, insomma, di comunicazione, però anche un poco debole, devo dire, ma abbiamo accolto comunque, perché comunque in commissione tributaria la pubblicità fatta con mezzi idonei potrebbe essere anche la pubblicità che è stata fatta al piano regolatore, ma per andare a favore del contribuente, diciamo che chi non ha ricevuto mai un avviso di accertamento
verrà, insomma, avrà la riduzione di sanzioni e interessi. Però per gli altri non si può dare per scontato la buona fede, perché se ha ricevuto nel 2011, nel 2010 l'avviso di accertamento, è ben conosciuta la condizione di aria fabbricabile. Anche ed perché ecco, i primi rogiti ci sono stati già il PUG è stato approvato nel 2010. Oggi abbiamo appreso che i primi rogidi di aree edificabili sono stati fatti già nel gennaio 2011, mi diceva il segretario, quindi non c'entro come a terreni agricoli, però insomma con aree soggette a edificazione. Non c'entro come terreni agricoli o come aree fabbricabili? Come aree fabbricabili, non come terreni agricoli. A 33 euro al metro quadro. Questo è stato preso ad esempio per il calcolo della media ponderata. Da Gigli. Per fare il calcolo dei cili. Mi chiedo e vi chiedo, sulla base degli anni scorsi e dell'esperienza, almeno io voglio sperare nella buona fede, io ci mi fido che tutti i contribuenti siano stati avvertiti, perché secondo me è compito dell'amministrazione avvertire, non agire l'amministrazione sulla base di un atteggiamento volontario da parte del contribuente. Io ho chiesto già al segretario di poter attuare le modalità di pubblicità del provvedimento che uscirà domani, questo prima della sua interrogazione. Questo lo volevo. Lo può anche insomma chiedere al segretario, perché se la delibera di giunta è pronta per domani, penso che ci sarà, per correttezza l'abbiamo discusso in consiglio, ma si erano messi in atto tutti gli strumenti per poter andare incontro alle esigenze del contribuente con tutti i mezzi di pubblicità. Mi chiedo e vi chiedo, sulla base dell'esperienza acquisita in positivo, sulla base delle rimostranze, delle incongruenze e quant'altro, delle discussioni in commissione, in consiglio comunale e quant'altro, e in giunta, voi, perché nel 2017 adesso avete comunicato gli avvisi, avete notificato gli avvisi ICE relativamente al 2012, sempre con lo stesso errore, menzionando le sanzioni e gli interessi? Non potevate fare solo dell'esperienza fatta negli anni scorsi, 2016-2017? Si aspettava l'ulteriore reclamo o la rimostranza da parte del commercialista o dei commercialisti? Dottor, sì, forse hai ragione tu, non ci si è pensato, non ci si è fatto, però il discorso è questo, che intanto il 2012 gli accertamenti partono con gli interessi, poi e con le sanzioni. Chi non le ha mai ricevute è esonerato da quello, ma sì, chi le ha ricevute... Ma il compito dell'amministrazione è quello di discernere chi ha già ricevuto. Infatti quello si farà questo si farà in questi giorni, lo so, forse si sarebbe dovuto decidere prima di mandare le cose. Un'altra precisazione, che lo stesso problema l'avevamo posto al responsabile della ragioneria e tributi, il dottor Lanza, che a suo avviso le sanzioni e gli interessi non dovevano essere assolutamente eliminate dopo lo studio che avevamo fatto l'anno scorso. Invece il segretario, con lo studio di tutta la normativa che gli ha richiesto del tempo, è giunto alla conclusione, ovviamente normata, non semplicemente perché è il segretario, di arrivare a questa conclusione. Quindi ogni dirigente poi di ufficio, noi dobbiamo rispettare anche i provvedimenti del dirigente, perché sono la responsabilità e della persona, quindi noi possiamo dare indirizzo agli uffici di andare incontro al cittadino per poter ridurre insomma e vedere qual è la situazione, ma è in capo poi al dirigente emanare l'atto, che sia di rettifica, di autotutela o semplicemente di riduzione di indirizzo. Non dimentichiamo, ma è giusto ribadirlo, che buona parte della normativa a sostegno dell'eliminazione delle sanzioni e degli interessi e di tenere conto del valore venale che cambia di anno in anno in rapporto a vari parametri e soprattutto in assenza dei piani attuativi era già stata detta nel 2017 quando abbiamo fatto le cose di consiglio comunale. Posso? Buonasera a tutti. Allora, cercando di fare un po' di ordine, ed è veramente molto difficile farlo, intanto mi dispiace dirlo, ma da tutto quello che ci siamo detti fino a questo momento forse dobbiamo giungere ad una conclusione che bene ha fatto chi non ha pagato pur avendo avuto gli accertamenti, no?
perché chi non ha pagato subito, nonostante gli fosse stato notificato che doveva pagare, attendendo oggi si trova a pagare di meno, quando invece qualcuno ha pagato di più. Cioè chi è stato ligio si è trovato a pagare di più su un terreno, quando noi in Consiglio Comunale avevamo provato a dire cerchiamo di capire, prima di mandare questi accertamenti, cerchiamo di capire se è possibile fare qualche cosa, perché non ce lo dobbiamo mai dimenticare, ma dobbiamo partire da un presupposto, che quello che è stato detto, esiste il PUG ma non esistono i piani attuativi, quindi è vero che la natura di questi terreni è una natura edificabile, ma di fatto le persone non possono edificare, giusto? Quindi conseguentemente io sto dicendo alle persone pagate, ma se mi presentate un permesso per costruire su quel terreno io non vi autorizzo quel permesso perché non posso farlo. E allora questa fu l'origine della discussione di 2 anni fa e questa purtroppo è ancora oggi, diciamo, il motivo della discussione, perché è vero che bisogna pagare il giusto, ma è vero anche che io devo pagare per esercitare poi un diritto. Quindi pago, ma esercito il diritto. Oggi non siamo ancora nella condizione di esercitare quel diritto e dobbiamo spiegare perché stiamo chiedendo di pagare. E torno a ripetere, l'abbiamo detto, chi ha pagato ancora oggi, cioè a 2 anni di distanza rispetto al 2016, chi ha pagato, ancora oggi mi avete detto che domani si riunirà la Giunta per deliberare la restituzione delle somme in più pagate, ma stiamo parlando di 2 anni che le persone hanno pagato e ancora non lo sanno nemmeno probabilmente, perché visto che l'informativa, la dottoressa Saracino diceva, è stata data un'informativa adeguata, ma a mio modo di vedere, soprattutto su questi argomenti, il passaparola non può essere considerato un'informativa adeguata, ma mi pare invece di aver capito da tutta la discussione che l'unico modo con cui le persone sono state informate è il passaparola, per cui se uno è stato fortunato e ha sentito quello che è stato detto tutta la discussione o ha sentito qualcuno che è vicino a lui o di sua conoscenza che si era trovato in questa condizione, sa che doveva presentarsi, non pagare gli interessi e le more perché era arrivato per la prima volta. Quando uno dice, allora, visto che è arrivato per la prima volta e tu comune lo sai che me lo stai inviando per la prima volta questo accertamento, come giustamente diceva il dottore Polito, perché mi stai chiedendo le more aspettandoti che io poi venga da te a dirti guarda che però io non li dovevo pagare, c'hai ragione, non li dovevi pagare e quindi le togliamo. Se non lo so perché non l'ho sentito, intanto le ho pagate, poi se sono fortunato qualcuno me le restituirà in futuro. Quindi dico, su tutte queste cose un po' di chiarezza si dovrebbe fare. Lei dice, sindaco, che tutti i commercialisti lo sanno, io le dico che non lo sanno tutti i commercialisti, tant'è che ancora oggi ho sentito qualche commercialista che diceva devo andare a parlare perché stanno arrivando gli accertamenti del 2012 e non stiamo riuscendo a capire il perché. Tra l'altro un'altra domanda che vorrei fare, ho visto che fuori c'è l'annuncio che oggi pomeriggio l'ufficio tributi era chiuso per motivi di formazione. In realtà l'informazione che mi era arrivata, ma vi chiedo se è corretta o se è sbagliata, è che addirittura il giovedì pomeriggio verrà tolto proprio l'orario dell'ufficio tributi. Questa era l'informazione che era arrivata a qualcuno, tant'è che qualcuno già si stava allarmando e diceva ma se togliete il pomeriggio io la mattina non ci posso andare e ci stanno tutte queste cose da chiedere, come le chiedo? Quindi come vedete, diciamo, probabilmente dare un'informativa adeguata poi ci consente anche di differenziare chi veramente è in buona fede e chi invece sulle cose ci sta giocando. Purtroppo, non avendo questa informazione, noi dobbiamo partire dal presupposto che sono tutti in buona fede. Perché se nessuno ha avuto la notifica che la natura del suo terreno era cambiato, se nessuno ha avuto... Lei dice giustamente, ma poi qualcuno che è andato a vendere lo sapeva che era un terreno edificabile. Sì, ma qualcuno che è andato a vendere era interessato a capire che la natura del suo terreno era variato. Noi dobbiamo partire finché non glielo dico che la persona è in buona fede. E quindi in questo probabilmente avremmo potuto, e tra l'altro lo ricordo, se non avessimo montato noi tutta la discussione in Consiglio Comunale, chiesta la sospensiva, chieste le commissioni, sicuramente o
col dubbio mi resta che probabilmente non avremmo dato l'incarico all'avvocato, l'avvocato non ci avrebbe risposto in quel modo e oggi non staremmo parlando di una riduzione del costo, ma staremmo parlando ancora di una richiesta dei 38 euro anziché i 26 euro. Col senno di poi è facile parlare sempre il giorno dopo, o meglio è bello fare l'allenatore del lunedì però. No, è così. Allora io là, voglio a scanso di ogni equivoco, giusto per non essere, perché uno può far finta di non capire o non capire. Io penso che il 99,9% fa finta di non capire. Tu mi dici se è che esiste un proprietario di un terreno che non sa se il suo terreno è edificabile o non è edificabile? Accetto per buono per dire Giuseppe Margherini. Se non glielo dico, ma se io non glielo devo guarda, nel momento in cui si adotta un piano regolatore, ci sono per 60 giorni pubblicate il piano regolatore dove tutti possono fare le osservazioni e tutti hanno fatto le osservazioni. Guarda caso ci arrivavano 200-300 osservazioni che cercammo di accogliere tutti. C'era il dottore Polito, a quell'epoca era già consigliere comunale. Quindi io voglio dire, per una questione proprio di rispetto dell'intelligenza di tutti, c'è qualcuno che non sa che il suo lotto non era più agricolo ed era edificabile? Accetto e faccio finta, ho accettato e faccio finta. Poi è vero, mi devo preoccupare di restituire qualche centinaio a qualche centinaio di persone che hanno pagato le 13 euro in più. Però non ci dimentichiamo che il comune di Erche quest'anno ha fatto, sempre per la stessa riscossione, 1.400 avvisi di accertamento, che ci sono 1.400 persone che non pagano. È giusto che il comune deve rimborsare, lo stiamo facendo. Una volta accertato tutto, va e rimborsa. Però non ci dimentichiamo, perché come il comune deve essere pronto a rimborsare, forse l'utente dovrebbe essere pronto pure a pagare. Perché voglio dire, gli accertamenti che si stanno facendo su chi non ha pagato e purtroppo noi dobbiamo rimborsare, come dicevi tu, la persona corretta che ha visto che era 38 euro e ha pagato 38 euro. Qua è lo stesso discorso del piano regolatore o del PUG, anche su Sole 24 Ore. È specificato che com'è che purtroppo ci sono tanti paesi, credo mezza Italia, che hanno un piano regolatore approvato ma di fatto non si può costruire. Oggi noi dal 24 di gennaio, se non vado errato, abbiamo avuto l'ultimo passaggio. Prima è stato 3 anni all'autorità del bacino a Bari, poi da Bari è andato a Caserta. Caserta ha liquidato quel famoso studio, quindi si sa già dove c'è e dove non c'è. Però dal 24 gennaio che stiamo aspettando il DPCM del Presidente del Consiglio per fare la pubblicazione del piano di Erche. Purtroppo la burocrazia non l'ho creata io, non l'ho inventata io, quando ci sono tanti enti, specialmente in questo periodo particolarmente difficile proprio dal punto di vista delle alluvioni e delle frane, gli studi vanno fatti, purtroppo il tempo ci vuole, credo, perché non lo facciamo noi, ma sono altri enti che devono studiarlo per noi, quindi mi devo adeguare. Però se la legge mi dice che anche se è edificabile ma di fatto non si può costruire, va applicato, va declassato, ecco perché la zona rossa è quotato a 78 euro se non sbaglio, 75, e andrebbe anche adeguato, e la zona marrò perché non si può edificare e al 2012 a 26, forse nel 2013 a 18, è stato ancora di più declassato. Quindi voglio dire, si cerca di fare un discorso equo per tutti e corretto per tutti, però non mi fate passare per quello che a Erche i cittadini non sanno o non conoscono dopo quasi dopo 8 anni il perimetro del PUG e chi si trova all'interno del PUG, perché vuol dire per prendersi in giro, voglio dire, lo sanno ormai che quell'area non è più agricola e che ha un valore, anche perché tra tutti i rogiti che ci sono state fatte erroneamente nessuno ha sbagliato a dire sto vendendo sto terreno perché è agricolo, e ho capito, allora lo sai, però se devo pagare non lo sai,
e dice che è ancora agricolo, perché visto che non posso edificare, siccome mi pianto ancora le zucchine, però a livello commerciale. Ma se io l'avessi detto chiaramente, difficilmente quello mi poteva dire. Ma non dire sono non norme chiare, perché forse ci abbiamo messo 3 anni se per capire come ci stavamo comportando. E poi notifica. Riferito al fatto dei pareri dei legali, molte volte i pareri dei legali servono anche a supportare, cioè io pure me ne potrei risparmiare, perché siccome so che puntualmente il giorno dopo viene qualcuno a bussare per dirmi perché l'hai fatto, allora anche a me mi serve che la minoranza mi fa le interpellanze, che il legale mi dà i pareri, perché uno non ci si sonne la mattina a dire oggi abbasso i valori perché mangio sul nato, cioè ci vuole tutto un iter, soprattutto di chiarimenti e di spiegazione per chi verrà a controllare domani. E siccome so che il domani arriva sempre, forse già da ieri che era partito, allora per tutela di tutti molte volte si sprecano soldi ad avere pareri, ad avere supporti, ad avere consultazioni, per stare sicuri tutti, per cercare quelle poche ore che ci mettiamo a letto se riusciamo a dormire. Tutto qua. Io non ho detto che sono certa che la gente non lo sapeva, ho detto una cosa diversa, ho detto che purtroppo se io non glielo dico chiaramente, quello mi può rispondere che lo sapeva o che non lo sapeva. Se io glielo dico chiaramente, non mi potrà rispondere che non lo sapeva, perché io non solo gliel'ho detto chiaramente, ma a quel punto c'ho anche la dimostrazione di quando gliel'ho detto. E quindi se l'accertamento è la prima volta, cioè come abbiamo detto, è inutile che gli mando, no, le sanzioni, perché lo so, cioè, c'è una data fissa. Mentre invece adesso fa l'accertamento ancora... 2011, mi escono 100 utenti, a tutti e 100 arrivano sanzioni e interessi, ecco perché accertamento, uno può accerta quello che ha pagato, quello che avrebbe dovuto pagare, la differenza se gli spetta al comune la dà, altrimenti il comune lo esonera dal pagamento, però non esiste un programma per dire che ci sono alcuni, almeno io, che il nostro possesso non ce l'ho, non so voi segretario se ci sono degli altri programmi che lo fanno, cioè quando parte l'accertamento 2012 per dirti c'è un elenco di quello che ha pagato e quello che non hanno pagato. A quelli che non hanno pagato arrivano gli accertamenti con le sanzioni dovute. Se poi non sono dovute, nel momento in cui... Perché probabilmente il presupposto è che io ti avverto che quel terreno ha cambiato natura, di modo che quando ti arriva l'accertamento tu lo sai, perché ti sto avvertendo. Ecco perché il programma non mi dà la possibilità di toglierli. Forse non c'è. Però sono stati già avvertiti negli anni precedenti. C'è questo il discorso. E il terreno, se era edificabile nel 2010, nel 2011, è edificabile anche oggi. Posso? Io voglio ribadire un'altra questione, che poi è un paradosso. Tra gli elementi che riducono la capacità contributiva del terreno edificabile, c'è anche, che credo sia non solo comune ad Erchie, ma anche ad altri paesi, e che riguarda l'autorità di bacino, cioè le zone ad alta, media e bassa pericolosità. Cioè mi chiedo, un terreno che domani, e adesso noi non lo sappiamo ancora, dovesse rientrare in una zona ad alta pericolosità e non può costruire per niente, come si pone il contribuente? Questo problema, perché domani... Permetti un attimo, scusa, e poi finisco. Da questo punto di vista, non si sa ancora niente? No, mi spiego. Allora, Maruggio. Cioè, è possibile che non... Maruggio, la stessa situazione di Erchie, con un gradino più avanti, che è stato pubblicato il piano di assetto idrogeologico. Solo nel momento in cui viene pubblicato, e quindi io sono convinto che il piano è quello, nel piano stesso è previsto l'abbattimento del 10% di valore perché ha bassa pericolosità. Il 50%, sto dando dei numeri, delle percentuali, il 50% perché è a media pericolosità, il 100% perché è ad alta pericolosità, quindi sicuramente non potrà edificare finché non ricambierà il piano e quello ritornerà ad essere agricolo. Lo so che questo problema lo dovrò affrontare l'anno prossimo, mi auguro che si sia chiusa tutta questa vicenda, perché oggi Ivan Volpi ha pagato un terreno edificabile perché ancora non c'è una carta approvata, però domani mi dici io nel 2010, nel 2011, nel 2012 ho pagato perché era edificabile, ma di fatto non è mai stato edificabile perché c'erano dei vincoli, ma quei vincoli a oggi certi ancora non ci sono se non viene pubblicato dal Presidente del Consiglio. Questo è. Vabbè, però una volta che ci saranno i vincoli sì.
Credo una di sì. Volta che ci saranno i vincoli, poi andremo a rivedere quello che si successo. Dovrà rivedere basandoci sulle così norme, non so la norma cosa prevede. Come, visto che poi, voglio dire, anche il Consiglio Comunale serve da informativa ai cittadini, noi stiamo dicendo, siccome i primi accertamenti sono arrivati nel 2016 rispetto al 2010, oggi c'è qualcuno che si è anche preoccupato di dire, siccome stanno arrivando gli accertamenti, vado io a fare quella che abbiamo detto si chiama ravvedimento operoso, che però abbiamo detto non è possibile fare, e quindi l'ufficio tributi ha detto no, dovete aspettare l'accertamento. No, dovete aspettare la delibera, la delibera, domani facciamo la delibera e poi si può partire con il ravvedimento operoso, giusto? Quello mi pare di aver capito di no, mi pare di aver capito no, di no. Voglio dire... Quindi, perché alle persone viene detto no, dovete aspettare che vi arrivi l'accertamento, però termino un attimo, se è così che io devo aspettare che mi arriva l'accertamento, ma non mi è mai arrivato e quindi lo so che mi arriverà per la prima volta, posso stare tranquillo di dire è vero che mi arriverà con le more e gli interessi, ma io poi me le posso, se è la prima volta mi verranno tolte. Giusto, perché abbiamo detto che non si può fare in via preventiva, non posso andarmi a costituire a dire siccome mi deve arrivare fatemelo arrivare puntuale. Ok. Con tutte le conseguenze di questa incertezza riguardo alle zone di alta, media, cioè la mancata identificazione del, cioè dei terreni alta, media o bassa, e che questa comporta una inerzia anche da parte degli uffici tecnici comunali, mi riferisco ad Erecchie, che di fronte ad una richiesta di edificare un'abitazione da parte di singoli cittadini, chiaramente il tecnico, il responsabile del settore dice io non ti posso dare l'autorizzazione perché nell'incertezza. E veniamo al capo, domanda, si sa niente riguardo all'autorità di bacino? Risultanze ce ne sono? Che cosa si sta facendo? Questo ti ho detto. Allora, innanzitutto non sono riferimento a Maruggio. Come mai Maruggio si è che l'hanno fatta prima? L'hanno fatta prima. Cioè, ripeto, noi è sottoposta alla firma per la pubblicazione sul DPCM del Presidente del Consiglio dal 24 di gennaio, Presidente del Consiglio dei Ministri. Caserta, allora, si è partito con Bari. Bari ha fatto lo studio, nel frattempo è stata soppressa l'autorità del bacino Puglia, è stata data l'autorità del bacino e Sud Italia con sede in Caserta. Noi abbiamo l'autorità del bacino di Bari, noi abbiamo approvato quel piano condiviso con Bari, quel piano Bari l'ha mandato a Caserta. Caserta è responsabile dell'autorità del bacino di Caserta, ci è voluto più di un anno perché lui diceva dovete rifare il piano, perché siccome non l'ho studiato io ma l'hanno studiato quello di Bari, io non mi sento di poterlo approvare. Dopo aver minacciato per ben due volte, una volta Chiara quando mancavo io, un'altra volta io, di mandare tutta la procura della Repubblica, perché è assurdo, abbiamo fatto studi, abbiamo mandato anzi alla procura di qua e alla procura di Caserta, si è sbloccato questo ci hanno mandato il 24 di gennaio la nota per dire noi abbiamo deliberato, approvato, e c'è soltanto la richiesta di pubblicazione che deve avvenire per il tramite della firma del Presidente del Consiglio, così sta. No, lo potrebbe fare pure domani. Io so, mi diceva qualche geologo che forse sta nella lista delle, anche perché non è che lo faccio materialmente il presidente, è l'ufficio di presidenza che dovrebbe farlo. Se c'è qualcuno che può spingere, sicuramente direi grazie. Non, a questo però, per risponderti agli uffici tecnici nostri, non è che l'ufficio tecnico che non si prende la responsabilità. L'autorità del bacino di Bari gli dice, ha mandato una nota all'ufficio e tecnico di Erche per dire tutti quei lotti ricadenti in quelle aree soggetto a rischio idrogeologico dal medio, basso e alto devono passare attraverso l'autorità del bacino. Allora il comune di Erchi, una volta che arriva il progetto, lo manda all'autorità del bacino di Bari. L'autorità del bacino di Bari però dice io non ho più competenza perché non ho il piano approvato, finché non si approva il piano io non posso deliberare, chiaro? È il cane che si morde la coda. Faccio un'altra domanda perché una cosa non mi è chiaro. Io in buona fede, no? Nel 2010, nel 2011, nel 2012 non sapevo che il mio terreno aveva cambiato natura. L'ho scoperto nel 2016 perché mi è arrivato la prima volta il riaccertamento, sul 2010. E quindi ho pagato. Visto che era la prima volta che mi arrivava l'accertamento, ho potuto chiedere che mi venissero tolte le more. Io in quell'anno, cioè nel 2016, due anni fa, ho preso consapevolezza che il mio terreno aveva cambiato natura. Ma siccome io avevo già pagato per gli anni,
no? Mi rendo conto e dico, caspita, adesso mi arriveranno di nuovo, no, gli accertamenti con le more per gli anni successivi che io ho già pagato. Io, per evitare di pagare con le more, a quel punto che cosa posso fare? Niente. Cioè, devo venire da voi e fare che cosa? Allora, il ravvedimento operoso è l'iniziativa del contribuente. Vale, quindi è inutile purtroppo che ne parliamo. No, ho capito, però no, io sto chiedendo adesso un esempio tipico, di utilizzo del ravvedimento operoso poteva essere quando la Giunta nel 2014 ha determinato il valore delle aree con effetto dal 2013, no? Allora è chiaro che uno, vedendo nel 2014 il valore dato dalla Giunta alle aree fabbricabili, dice, ah, questo vale nel 2013, era nell'anno per poter fare il ravvedimento operoso. Ripeto, il ravvedimento operoso però si opera sempre calcolando sanzioni e interessi. Probabilmente non ho fatto il calcolo, forse qualche commercialista che è molto più esperto perché queste cose le fa, probabilmente saranno più basse. Nel momento in cui, nell'esempio che ha fatto lei, non è più possibile il ravvedimento operoso, non rimane altro che attendere l'accertamento. E anche con il ravvedimento operoso paghi le sanzioni, attenzione, non è che non c'è. Allora, cosa cambia? Arrivato l'accertamento, il contribuente, allora, è ovvio che nel caso che hai fatto tu, in cui il contribuente ha già pagato una somma, la sanzione non è mai, non viene raddoppiata, viene calcolata nella misura del 30% della differenza tra il pagato e il dovuto. Quindi già di per sé viene, diciamo, c'è questa sorta di abbattimento naturale che è previsto dalla norma. Una volta che arriva l'accertamento e il contribuente riconosce il dovuto, fa l'adesione all'ufficio, quella sanzione, che ripeto il 30%, si abbatte ulteriormente di fino ad un terzo. Cioè quel 30% si paga. Capisco la norma, però l'ufficio non si deve muovere piace nell'ambito di quelle che sono le norme esistenti. Nel senso, no, sono d'accordo, però voglio dire, io come faccio a mettere in dubbio la buona fede di un contribuente che mi dice ma io non lo sapevo veramente, adesso che lo so voglio pagare. Cioè, se uno mi dice così, io la buona fede la devo mettere in conto. Lo devo mettere in conto la buona fede se uno mi dice così. Io sto discorso l'ho fatto proprio ieri al segretario. Però se non si può, se massimo si può fare per un anno, proprio per e la legge non la faccio io, là. Cioè, non, perché io pure lo so, l'accertamento del 2016 valeva per il 2010. Però lui intanto fino al 2016 aveva già pagato 2012, 2013, che gli arriverà con gli accertamenti. Allora, di quegli accertamenti sicuramente dovrà pagare il dovuto, la differenza del dovuto e l'abbattimento del 30% del se poi nel frattempo troveremo qualche norma che ci favorisca questo. Però ripeto, a oggi non, anche perché parliamo 2010, 11 e 12, poi dal 2013 e 14 c'era già la delibera che individuava già gli importi precisi. Nel 2013 e 2014 sui valori, cioè già fu chiarito, credo, il problema ultimo anno dovrebbe essere il 2012 che crea questi scompensi. Non credo, perché le persone hanno preso coscienza di quello che stava avvenendo nel 2016. Quando con gli accertamenti del 2010. Non lo so. Con gli accertamenti del 2010. Non ma so, dal se 2010 si riesce a trovare una norma. Sono se mi anni. Aiutate a trovare una norma. Che vi sono devo dire? Sei però anni. Le norme sono quelle e purtroppo vanno rispettate. Grazie, se non ci sono ulteriori interventi passiamo oltre. Passiamo quindi al punto 3, IUC conferma aliquote tassi anno 2018. Prego Assessore Saragini. L'approvazione della IUC, cominciamo ad entrarci insomma
nella materia propedeutica al bilancio. Per quanto riguarda quindi la IUC, sia per quanto riguarda la TASI, quindi e l'IMU e l'addizionale, all'addizionale comunale, le stesse con la legge di bilancio hanno avuto un blocco delle tariffe. Quindi i comuni devono sostanzialmente approvare l'esistenza delle stesse tariffe senza poter insomma toccare nulla che sia diverso dagli anni precedenti. Quindi le nostre tariffe rimangono le stesse degli anni scorsi, come è intervenuto anche con l'ultima legge di bilancio. Perciò le passo in rassegna. Per quanto riguarda la TASI, abbiamo un regime ordinario dello 01 e per le categorie che non sono prime abitazioni, e l'abitazione principale dello 0,25 e i fabbricati ad uso strumentale dello 0,1. Questo per quanto riguarda la TASI, quindi tutto rimane invariato. Per quanto riguarda l'IMU, rimane fermo l'IMU sulla prima casa da legge che non è più dovuta, quindi l'aliquota che si applica alla seconda abitazione dello 0,76. E per quanto riguarda la stessa cosa vale per l'addizionale comunale, che è confermato allo 0,8%. Discorso diverso. Quindi queste sono propedeutiche al bilancio e quindi l'iter comporta l'approvazione in consiglio per poter poi fare le programmazioni di bilancio. Discorso diverso invece è per l'approvazione del piano finanziario della Tari. Piano finanziario della Tari che viene gestito in maniera diversa, perché le tariffe si basano sull'importo che viene speso per la gestione dei rifiuti e spalmato poi sulla cittadinanza. In questo senso, all'interno insomma dei vostri incartamenti, abbiamo tutto l'iter che si è seguito per l'approvazione della Tari. Quindi si prendono i costi della Monteco, quest'anno tra l'altro aumentato dello 0,95 il canone Monteco, tutti gli altri trattamenti che arrivano quindi per la differenziata o l'indifferenziata, quindi i stabilimenti, i trattamenti vari, e vengono poi diversificati a seconda della natura dei costi in costi fissi e costi variabili. A questi vanno imputati anche i costi poi insomma che vengono inseriti per la postalizzazione e per l'invio del ruolo cosiddetto. Allora, abbiamo, nonostante quindi l'aumento del canone che ha subito lo 0,95% credo di aumento, abbiamo avuto una riduzione della Tari. Ho fatto dei prospetti che ho fornito anche in commissione ai consiglieri di minoranza e di opposizione, perché ho fatto delle simulazioni in modo da poter rendere un pochino più fruibile insomma l'informazione. E quindi rispetto all'anno scorso, quindi parliamo di 1.519.000 euro il costo della Tari del 2017, quest'anno avremo un costo complessivo della Tari, quindi di tutti gli oneri imputabili alla gestione totale dei rifiuti, di 1.480.000. Mi sono permessa quindi di fare questa piccola simulazione per provare che c'è stata una leggera riduzione delle tariffe. Quindi vi faccio un esempio: un'abitazione di 100 metri quadri che ha un solo occupante, quindi che ha anche la riduzione del 30%, l'anno scorso avrebbe pagato 147 euro, quest'anno pagherà 145, quindi una leggera insomma flessione delle tariffe. Lo stesso discorso vale anche per un'abitazione per esempio che ha sempre 100 metri quadri ma tre occupanti, l'anno scorso avrebbe pagato 373,60 euro, quest'anno pagherà 350,37 euro. Ovviamente la stessa simulazione l'ho ribaltata con le abitazioni in crescendo di metri quadri, quindi con 150 e 200, perciò le utenze domestiche hanno questa leggera flessione, perché siamo riusciti a abbassare leggermente sia la parte variabile dell'imposta che la parte fissa. Lo stesso discorso anche con le utenze non domestiche, perché sapete bene che il servizio della Tari
è diviso in due parti principali, una parte di tariffe domestiche e una parte di tariffe non domestiche. L'indice delle tariffe non domestiche viene dato a livello ministeriale e cambia poi soltanto l'indice da applicare poi ai metri quadri. Anche in questo caso ho preso delle tariffe in modo per 100 metri quadri, le ho prese. Avremmo, che ne so, per un'auto rimessa per 100 metri quadri l'anno scorso avrebbe pagato 160,54 e quest'anno invece pagherà 159. Non è tantissimo, ma è almeno insomma una lieve flessione proprio per incoraggiare anche la raccolta differenziata, che rispetto poi l'anno scorso, io spero che aumenti, ha avuto anche una leggera deflazione, perché dal 70 al 62 siamo scesi al 69. Questo non comporta grandi cambiamenti, tranne il fatto che non sarà applicata l'ecotassa, quindi siamo nei comuni virtuosi, ma non abbiamo altri deterrenti. L'unico obiettivo quindi della Tari è cercare di coprire interamente i costi con il gettito della popolazione. Quindi questo per quello che riguarda sia il blocco delle tariffe per IMU, TASI e addizionale, e il discorso per la Tari. Grazie assessore, ci sono interventi? No. Se non ci sono interventi passiamo a votazione. Sindaco? Allora, votiamo per il punto 3, imposta unico comunale, conferma aliquote TASI anno 2018. Chi è a favore? Maggioranza 8, 9. Contrari? Astenuti? 3. Il Consiglio approva. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? 9 a favore e 3 astenuti. Il Consiglio esegue. Punto 4. Imposta unica comunale conferma aliquota IMU per l'anno 2018. Chi è a favore? 9 a favore. Astenuti? 3. Consiglio approva. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? 9 a favore. Astenuti? Contrari. Astenuti? 3. Addizionale IRPEF, punto 5, conferma aliquote per l'anno 2018. Chi è a favore? 9 a favore. Astenuti? 3. Consiglio approva. Votiamo per l'immediata eseguibilità. C'era l'immediata eseguibilità questo pure, no? Chi è a favore dell'immediata eseguibilità? 9 a favore, 3 astenuti. Punto 6. Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti ai fini della tassa sui rifiuti Tari, anno 2018. Chi è a favore? 9 a favore. Astenuti? 3 astenuti. Il Consiglio approva. Votiamo per l'immediata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. A favore? 9. Astenuti? 3. Passiamo al punto 7, DUP 2018-2020. Relazione, assessore Saracino, prego. Allora, il DUP, documento unico di programmazione, ci fa entrare nella fase di programmazione di bilancio, quindi prima di entrare poi nell'approvazione degli schemi e nell'apertura di sessione che ci sarà la prossima settimana, credo, è giusto approvare il DUP che sostituisce la relazione programmatica del vecchio bilancio dello Stato. Quindi con l'avvento del 218 non si parla più di relazione programmatica al bilancio, ma DUP.
Questo documento unico di programmazione, che ancora è in fase di studio a livello ministeriale, non ha uno schema preciso. Si sostanzia di diverse parti. La prima parte riguarda la trattazione del livello nazionale e regionale della legislazione di bilancio, quindi tutti i dati che riguardano sia le norme che caratterizzano la programmazione, ma sia la crescita, il debito pubblico e il PIL. Per quanto riguarda invece la seconda parte, la parte strategica, all'interno troverete tutti gli indirizzi e quindi gli indirizzi dell'amministrazione nelle linee di mandato che abbiamo rivisto rispetto all'anno scorso. Abbiamo tolto le cose che abbiamo rifatto, abbiamo inserito nuove cose, abbiamo eliminato cose che non faremo più. E l'ho messo in una maniera descrittiva in modo che siano di più facile comprensione. L'ultima parte invece raggruppa tutti i numeri di ogni missione, quindi ogni missione è stata suddivisa ed ogni missione sono state attribuite le risorse finanziarie che poi saranno sviluppate con il bilancio del 2018. All'interno ci sono informazioni salienti, quali possono essere innanzitutto la pianta organica del comune con tutte le figure e il personale che svolge le diverse funzioni, i dati che caratterizzano la popolazione, quindi le scuole, ma anche la rete fognante, la rete gas, sono tutte informazioni che possono poi aiutare la comprensione del bilancio. Nell'ultima parte, come dicevo prima, abbiamo poi la divisione delle risorse monetarie, di cui poi avremo gli indirizzi in seguito. Quindi ci sono i grafici che esplicano come sono state imputate le risorse a seconda dei diversi programmi. E nient'altro. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Quindi passiamo a votazione. Prego, consigliere Roma. Una sola precisazione. Lei ha detto che è stato modificato, in realtà io non vedo nulla di diverso rispetto a quello che c'era prima, se non è l'unica cosa che apprezzo di questo documento unico, che avete tolto la questione riguardante l'impianto di compostaggio, che al precedente ancora veniva riportato come qualcosa che doveva essere fatto e che finalmente invece non vediamo più nella vostra programmazione. Oltre a quelli, anche, soprattutto nei lavori pubblici che ho la manutenzione della gestione della pubblica che si doveva dare in project financing ed è stata eliminata. Tutto quello che c'era nel DUP vecchio che è stato fatto, la ristrutturazione delle scuole, l'avvio del centro anziani, dei bollenti spiriti, però oggi ritrovate un'altra voce riferita ai bollenti spiriti perché c'è un altro finanziamento in corso se riusciamo a prenderlo, però non è riferito alla vecchia gestione del vecchio programma dei bollenti spiriti. Ci sono tutte quelle voci che andremo a ritrovare da qui a qualche settimana nel bilancio, quindi abbiamo rimesso fedelmente quella che è la gestione dell'ente. Anche a livello urbanistico credo che sia cambiato, perché stiamo già dando l'incarico senza aspettare la firma materialmente della pubblicazione del piano di assetto idrogeologico, visto che si tratta solo di una pubblicazione, ma non ci potranno essere delle modifiche sulla base di quello che abbiamo fatto, per affrettare i tempi proprio per redigere i PUE, abbiamo già dato mandato all'ufficio per dare l'incarico per la VAS, sia dei PUE che di tutto il PUG, e per l'adeguamento al DPPM, di PTR per quanto riguarda tutta la zona agricola, quindi per modificare quel punto che c'era oggi nel nostro PUG, cioè che era tutta classificata come ambito C, e quindi ogni opera edilizia che doveva avvenire in zona agricola doveva per forza essere visionata dalla commissione paesaggistica. Per evitare questo, approvando il DPTM, ci saranno le zone che saranno classificate e quindi devono andare al paesaggistico, ma le zone dove non c'è nessun interesse a livello paesaggistico, che regolarmente potranno edificare come si faceva prima. Io lo so, è un argomento fuori della tematica degli argomenti del giorno. Se vuole informare i cittadini riguardo all'iter
dell'incarico per la relazione tecnico-scientifica all'Università del Salento. Se poi, ok. Ci sono ulteriori interventi sul DUP? No. Passiamo quindi a votazione. Chi è a favore? Contrari? Due. Astenuti? Uno. Consiglio approva. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Nove favorevoli. Astenuti? Uno astenuto e due contrari. Passiamo al punto 8. Lo faccio io. Regolamento delle gestioni e assegnazione aree in zona PEP. Allora, oltre al discorso del regolamento c'era la quantificazione dei prezzi, ne avevamo già parlato in commissione. In pratica è stato fatto un bando durato circa un anno per la vendita delle aree in zona PEP, è pervenuta una sola richiesta per la prima area dove si accende praticamente il falò. La richiesta voleva l'acquisto di un lotto al prezzo di 120 euro così come era previsto a ridosso della cabina dell'Enel che c'è, quindi all'inizio dell'area venendo da Torre. Siccome mi sembrava forte andare a compromettere tutta un'area per la vendita di un lotto soltanto, ho voluto far approfondire all'ufficio tecnico il valore dei lotti stessi. Le 120 euro a cui eravamo giunti come prezzo nella primaria e le 90 euro, le 88 euro nella secondaria era il calcolo delle urbanizzazioni già effettuate, il costo delle opere di urbanizzazione, il costo dell'acquisto dei terreni proveniente dagli espropri e gli oneri di urbanizzazione che eventualmente ogni utente dovrebbe pagare. Allora, andando a fare un'analisi dei rogidi che sono stati fatti in quelle aree, è scaturito che la vendita media era intorno alle 90 euro. Infatti abbiamo abbassato i prezzi a 90 euro nella primaria e a 60 euro nella 65 nella secondaria. Là vorrei aprire e chiudere una parentesi: nelle 90 euro che andrebbero a pagare, in effetti ne stanno pagando 75, perché oggi se io ho un lotto edificabile minimo ci sono tra spese per il costo di costruzione e di oneri di urbanizzazione che oscillano tra le 15 e le 20 euro. Nei 90 euro che oggi dovrebbero eventualmente acquistare sono previsti già il pagamento delle urbanizzazioni stesse, quindi uno acquista 90 euro e non deve più versare niente al comune. Lo stesso per le 65 euro, se le 65 euro vanno tolte le 15-20 euro di spesi tra oneri e costi di costruzione, in effetti il lotto sta venendo a 45 euro, con la speranza che ci sia l'interesse da parte di qualcuno. In sede di commissione, segretario, io te l'ho accennato prima, si è deciso, così come avevo già pensato, però condiviso anche da parte della minoranza, quando sarà messo a bando il primo lotto, proprio per evitare che quell'area, che se si vende per abitazione si vende tutta, è giusto che sia tutta compromessa, però se si dovesse vendere soltanto un lotto, due lotti magari dalla parte opposta, ci troviamo con due abitazioni, con un'area che non potrà nemmeno essere utilizzata in futuro eventualmente, perché se non c'è interesse per la vendita di lotti si dovrà pensare a un cambio di quella destinazione. Allora noi diamo la precedenza alla vendita dei lotti adiacenti alle aree già esistenti. Sul regolamento, e poi chiudo, sul regolamento abbiamo previsto, per non trovarci nella stessa situazione della zona PIP, dove alla fine ci siamo trovati con aree PIP artigianale, intendo, con aree date in concessione, o meglio quelle date in proprietà, dove si è venduta l'area, era previsto che si poteva pagare all'atto dell'agibilità. Quindi chi non ha avuto l'agibilità di fatto ha fatto l'atto
il proprietario di quello, ma il comune non può ancora esercitare nessuna pretesa di pagamento, anche se il lotto non è più del comune perché è stato già intestato all'utenza. Quindi a questo abbiamo previsto che si paga il 60% al momento del bando, di quando fa l'adesione ad accettare il bando, e dentro un anno, quindi prima del rogito, deve essere saldata ogni spesa nei confronti del comune. Grazie sindaco, prego consigliere Roma. Grazie. Allora, di questo regolamento ne abbiamo parlato in commissione. Io dopo mi sono retta il regolamento e un po' ci ho riflettuto su quello che abbiamo detto. Quindi noi abbiamo detto che le cifre iniziali di 120 euro iniziali per la zona davanti e di 88 euro per la zona di dietro, nessuno, a parte una sola persona, avevano fatto richiesta di poter acquistare questi terreni. Ma non mi pare nemmeno che nessuno abbia manifestato l'interesse qualora costassero di meno, cioè non c'è stato proprio interesse per questi terreni. Adesso il timore mio... Posso? Penso che l'avrà ricevuto anche tu, perché in tutto Erchi e Torre furono mandate delle lettere con la piantina dell'aria, sì, e per la vendita dei lotti. In quell'occasione più di qualcuno è venuto, ha sentito i prezzi e ha detto no, non mi conviene. Ecco perché... Il timore mio, perché è vero che dobbiamo vendere dei terreni, però non vorrei manco svenderli questi terreni. Sì, no? Ma cioè, se ce li vediamo là... Voglio dire, non è che necessariamente dobbiamo convincere, tra l'altro sono terreni del comune che potremmo anche pensare di utilizzare come stiamo facendo per la collettività, perché se io mi guardo intorno mi dispiace poi vedere un paese che per tante case è chiuso. Sono case che stanno andando in malora anche nel centro del comune, che potrebbero essere acquistate, ristrutturate e dato valore anche ad alcune zone. Io che cosa sto facendo? Sto convincendo a comprare altre zone. Cioè il mio timore è che adesso, abbassando i prezzi, lo dico con molta trasparenza, che possa dare adito a qualcuno che vuole speculare su quella zona, che voglia prenderlo come pseudo cooperativa, costruirmi il palazzone. Il rischio è quello, È già disciplinato. Atti di rogito, atti pubblici. Sono prezzi che sono stati confrontati con quelli, con gli atti già privati. E tra l'altro la tipologia, ci sono anche le tipologie. Non le tipologie. Il dubbio mio che adesso per convincere le persone a comprare abbassiamo troppe, cioè svendiamo, e quindi lasciamo non la possibilità a chi vorrebbe costruirsi una casa e magari non c'ha la possibilità, ma a chi vuole invece speculare su una cosa del genere. E sicuramente sta aspettando che noi abbassiamo i prezzi per poter speculare. Cioè il mio dubbio è quello, mi è venuto un dubbio e ci vorrei ragionare. Tieni presente che il comune di Erchie, se io credo che se oggi avesse avuto la possibilità di scegliere, là non l'avrebbe acquistato. Là ci siamo trovati 13 ettari espropriati nel 1970-75, che poi siamo andati a pagare per sentenza era di 2 milioni e mezzo di euro, siamo riusciti a scendere a 1 milione e 9, ma sono sempre soldi dei cittadini che abbiamo tolto al comune, quindi 1 milione e 9 di là, 400 mila euro per un finanziamento in conto capitale che dovremmo rimborsare per urbanizzare tutta quell'area, ci sono 2 milioni e mezzo di euro morti là, cioè sicuramente io dico che ecco perché la prima zona... Sarei il primo a dire la voglio tutelare, però tutte le zone dietro, e anche perché oggi anche per le nuove famiglie, io all'epoca mi cercai anche di fare qualche convenzione con le banche. Sì, però non so se è chiaro il mio dubbio. Sì, no? Per evitare le speculazioni. Se domani e viene una cooperativa fumosa che se lo vuole comprare perché io ho abbassato i prezzi, io come mi tutelo a dire no? Non lo posso fare perché oramai l'ho messo sul mercato. Palazzoni non possono venirne. Possono venire delle casette, la tipologia di casette, di casette a schiera. Non ti nego che se dovesse venire una cooperativa l'ottica pensata su quella strada, su quell'area, era proprio questa, che uno anziché andare a pagare, il pericolo c'è.
però l'ottica di quella di quell'area della edilizia non era popolare, edilizia convenzionata, che non doveva superare, ecco perché lotti piccoli con abitazioni che massimo possono essere di 120 metri e con, perché la filosofia era quella che una famiglia giovane, anziché andare a pagare 300 euro di casa, fanno 300 euro di mutuo e si acquistano una casa che poi diventa di loro proprietà. Nulla vieta, però non è vietato che una cooperativa venga, e mi auguro che venga, che acquisti 10 lotti, che faccia 10 case e poi li dà 300 euro al mese come funzionava prima, si mettono 10 famiglie e poi dopo 20 anni l'abitazione diventa loro. Cioè anche l'ingegnere Masilla fece la stessa cosa su un'altra area, no? In parte furono venduti, in parte no, però Cecchi oggi prese quella casa proprio con un discorso di tanto al mese, oggi è diventato proprietario. Cioè alla fine si viene incontro, però avere 13 ettari che sono costati al comune circa 2 milioni e mezzo di euro e tenerli morti là non mi sembra nemmeno corretto, anche perché voglio dire le entrate servono, sono stati spesi come soldi di cassa, non c'è stato nessun investimento nel tempo per pagarli, ma arrivò la sentenza e ci sfiancammo proprio per cassa. Mi auguro che, ripeto, che non arrivino colossi, ma se ci fosse una cooperativa magari pure locale a fare delle villette a vendere, e questo favorirebbe sia le casse del comune ma anche la riuscire a dare qualche abitazione a qualche famiglia, non mi dispiacerebbe sinceramente. Non ci deve essere una speculazione. Però se io mi trovo di fronte ad una speculazione, questo, come mi tutelo? Non lo posso fare, devo sperare che non avvenga. Però ripeto, i lotti sono di 500 metri e non possono essere accorpati in massimo 4 lotti. Su ogni lotto sono 120 tanti, metri. Sono tanti, quindi, io non lo so. Probabilmente forse sarebbe meglio andare graduale, farlo quello da dietro e non quello davanti, cioè ragioniamoci, perché secondo me così. Ma questo nel bando, si possono fare delle scelte nel bando, ecco perché io dicevo anche sulla primaria, mettere 4 lotti la volta in vendita, cercando di metterli in adiacenza a quella già edificato, però un'entrata comune deve esserci, anche perché là sono stati investiti 2 milioni e mezzo di euro, da qualche parte devono rientrare. Se vogliamo in qualche modo fare qualcosa pure al comune. Allora, su questo io sono d'accordo. Sì, ho capito quello che dici tu. Il problema è che non mi vorrei trovare come quella famiglia che con l'acqua alla gola svende il bene di famiglia. No, non stiamo svendendo, perché appunto, alla fine per questo i prezzi sono sempre scaturiti da un'analisi di oggi di fatti su quelle aree. Di due, ma perché non ce ne sono state altre? Appunto, per questo dico, probabilmente è meglio, cioè io così. Ripeto, ci ho riflettuto, ne abbiamo parlato l'altra sera in commissione, non è che sto dicendo di no, però mi è sorto questo dubbio e rispetto a questo dubbio cioè mi dispiacerebbe poi trovarmi in una condizione. La tua quale potrebbe essere? Siccome oggi purtroppo, il problema di oggi qual è? Che queste tariffe vanno inserite, sono propedeutiche all'approvazione del bilancio, quindi o bisogna lasciare la vecchia tariffa e sapere che non se ne vendono, perché dopo un anno e mezzo di bando non si è interessato nessuno, oppure modificare le tariffe. Se ci sono altri modi per modificare le tariffe, lo facciamo pure. Però io prima del bilancio devo approvare per forza questo, giusto? Perché altrimenti devo aspettare il bilancio dell'anno prossimo. Questo è il discorso. Siccome questo è scaturito da uno studio fatto dagli uffici, non mio, dove hanno chiamato 3-4 notai e soltanto due sono stati in grado di fornire, abbiamo preso quelle più alte, altri erano vendite avvenute nel 2010, nel 2009, nel 2000, non abbiamo preso in considerazione, hanno preso in considerazione le ultime vendite, i prezzi sono con la media che abbiamo applicato noi, infatti i prezzi erano di 80 euro e si sa che se uno va al notaio, è lo stesso fatto di chi non conosceva il lotto che è edificabile, chi va al notaio cerca sempre di risparmiare e sicuramente qualche 10 euro in meno è stata dichiarata, no? è inutile nascondersi. Però voglio dire, se tu calcoli che e noi abbiamo portato a 90 contro gli 80 proprio perché ci sono quelle 15-20 euro di urbanizzazione da aggiungere, però ripeto, se ci sono altri criteri per me adottiamoli, io sono il primo a farlo, però voglio pure vendere perché abbiamo necessità di vendere. Su questa cosa? Sospendiamo per... No, la rimandiamo in commissione, dici tu. Non lo so, però... Questo ci comporta... Cioè, fine del bilancio... Anche prima del bilancio.
però lo approviamo come punto prima del, siccome è propedeutico all'approvazione del bilancio, quindi non quando andremo a fare la delibera dovremo portare nella stessa seduta e approvarlo il punto prima almeno, questo è okay. Giusto? Allora questo fa parte della delibera che determina le aree sia la zona PIP, la zona PIP, quella che si fa generalmente per, prima del bilancio, poiché questo comportava una modifica di un regolamento già esistente, perché oltre ai prezzi viene modificato forse anche qualche aspetto marginale del regolamento. Allora ho detto all'ingegnere di fare prima questo, la modifica del regolamento, poi nella seduta del bilancio di portare la classica delibera. Però voglio dire, scusa, questa segretaria, con l'approvazione dello schema di bilancio non c'entra niente, giusto? Non si va a aprire un altro casino. Scusami, l'anno scorso avete approvato lo schema di bilancio senza la Tari, la Tasi, l'avete approvato tutto prima del bilancio. Okay, la stessa seduta. Va bene, va bene. L'importante è che siano fatte prima che venga prima del consiglio. Va benissimo. Quindi, d'accordo. Voglio dire, se c'è un capitolo di entrata che prevede un riferimento a un'entrata del genere, poi deve essere rispettato. Sì, al di là dell'importo, lo so. Allora, quindi la riportiamo in commissione, magari la consigliera Roma si confronta con l'ingegnere Gilli per i suoi dubbi e per vedere magari le soluzioni e poi magari la direzione. Ritiriamo il punto. Allora, per quanto riguarda posso andare avanti con il... Prego. La domanda del dottore Volito, io qua c'ho avevo già preparato, scusate la scarabocchiata Luic, la convenzione che dovrebbe fare l'ingegnere Gilli con l'università, dove sono previsti anche il lavoro da svolgere. Ve la passo così la vedete. Io avevo già detto l'altra sera in commissione al dottore, ma credevo di essere stato chiaro anche con il presidente, che vedo, che quando noi siamo andati a verbalmente faccio un excursus generale da prima. Io ho parlato con l'ingegner con il professor De Bellis, che è il capo dipartimento, dove mi aveva detto che si sarebbero spesi 6-7 mila euro, 5-6 mila euro, non ricordo. Nel frattempo ha detto però, siccome era il periodo di Natale, ancora tra ferie, forse Carnevale era, non ricordo, c'era una festa, mancava qualcuno, ha detto devo creare un'equipe che poi deve seguire i progetti sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sanitario. Quindi ci ha ripassato, l'abbiamo ricontattato, ci siamo rivisti la seconda volta con quello che deve essere l'equipe, c'è la professoressa che non ricordo il nome, tu ti ricordi? No, ma credo che stia previsto anche nella convenzione. Dove abbiamo rifatto tutto, abbiamo illustrato quello che era il progetto a livello verbale, con l'impegno che avremmo mandato tutta la documentazione non appena avessimo avuto la loro richiesta per l'offerta a fare questa consulenza e quando avremmo fatto una convenzione tra noi e l'università. La prima richiesta loro era di 15.000 euro più IVA, sì, questo me lo ricordo, 15.000 euro più IVA. Forse ne parlammo pure con qualcuno, al che ho richiamato il professor De Bellis per dire guarda, io sono andato in consiglio comunale, mi sono espresso sulla sua parola, sulla sua offerta di 5-6 mila euro, quindi se non è che voglio andare a sindacare sul il lavoro che c'è da svolgere, anche perché non sono io a doverlo fare, però mi sembra corretto che devo ritornare al consiglio comunale a chiarire, perché se oggi dici 5 e poi mi presento con una determina di 15, qualcuno potrebbe pensare che qualcosa non va. Anche il professore mi ha riconfermato, ha detto siccome è una convenzione che si fa tra il comune e l'università e loro devono svolgere all'interno dell'università dove già si percepisce uno stipendio, quindi questo è tipo un progetto obiettivo dove loro avranno potranno attingere delle altre risorse, ma non è un altro stipendio. Infatti mi hanno rimandato un'altra offerta a 8.000 euro più IVA per la bozza dello schema di convenzione. Schema di convenzione che prevede uno studio a livello ambientale e uno studio a livello sanitario. Quello ambientale sulla base del progetto, quello
sanitario sulla base della documentazione che si riesce ad acquisire sul funzionamento di questi impianti. Al di là di qualche veduta, di qualche informazione tecnica che mi hanno chiesto ma ancora non hanno visto, qualche giorno fa ho ricevuto una relazione da parte del comitato e quella andrà insieme alla convenzione, insieme all'altra documentazione all'attenzione di chi lo dovrà studiare. Però io con gli stessi professori, ecco perché c'è il presidente, l'altro giorno lo disse a lui pure, con gli stessi professori ero rimasto che una volta mandata tutta la documentazione, loro una volta esaminata la documentazione, faremo delle conferenze di servizi tra i consiglieri comunali, tra qualche membro dell'associazione, sicuramente non potranno venire 50 associati, però le due o tre persone che più seguono dal punto di vista tecnico, ambientale e sanitario i problemi che possono esserci, si faranno delle conferenze di servizi dove noi, se emergeranno, perché già emergono da di loro, ne prendiamo atto. Se non dovessero emergere, magari ci sono delle nostre perplessità e vorremmo segnalare attraverso i nostri studi, attraverso le nostre conoscenze, quelli che possono, potrebbero essere i problemi, in conferenza di servizi si esamina il tutto. Tutto qua. Quindi io i tempi entro prima della discussione, io credo che massimo fine aprile, un paio di mesi mi hanno detto loro. No, quando si firma quella convenzione, quando due sarà mesi. Consegnata? No, quando sarà consegnata quella convenzione? Gigli l'ha già firmata, infatti questa convenzione che ti do è già con la firma di Gigli che ha mandato a loro, io credo, ha già mandato a loro. Okay. Stiamo aspettando la firma loro, quindi va bene. La convenzione. Qua la convenzione, vedete, c'è solo la firma di Gigli, perché l'altra. Sì, Simone, facciamo. Vi avviso, ci scarabocchi, l'ho fatti voi, non c'entro niente con la convenzione. Grazie, se non ci sono ulteriori interventi, chiudiamo la sessione di consiglio. Buonasera a tutti.